Nel dicembre del 2021, questa donna, che era trattenuta in una prigione, è stata isolata dalle altre prigioniere per la sua stessa sicurezza. Le autorità si erano ben presto reso conto che questa donna era in grave pericolo. Le altre prigioniere, infatti, avevano messo ben in chiaro che la donna non era al sicuro con loro. Il sistema carcerario britannico le ha quindi dato lo status di prigioniera vulnerabile. E tutto questo perché la ragione per cui si trovava in quella prigione era così terribile che poteva essere attaccata. Ma quello che forse tutti voi si staranno chiedendo è: ma quale crimine avrebbe mai potuto commettere questa donna da portare persino le altre prigioniere a voler deliberatamente perseguitarla? Ragazzi, state pronti, perché quando sentirete le orribili cose che questa donna è stata in grado di fare, molto probabilmente non vi dispiacerà minimamente per quello che adesso sta vivendo, soprattutto quando vedrete coi vostri occhi chi ha ferito. Arthur Hughes era un bambino dell'asilo che amava disegnare e giocare a calcio. Per i suoi primi 4 anni di vita tutto sembrava essere perfettamente normale, ma la sua infanzia stava per diventare violenta e inquietante. Nel febbraio del 2019, infatti, la sua stessa madre era stata condannata per omicidio, per aver posto fine alla vita del suo compagno. E per questo motivo Arthur è stato mandato a vivere con il suo padre naturale, di nome Thomas. Come potete immaginare, le azioni della madre hanno ovviamente influito sulla salute mentale di Arthur, che da quel momento in poi il suo comportamento era cambiato. Era costantemente ossessionato dall'idea che anche il suo padre, quello naturale, lo avrebbe un giorno abbandonato, ed ha iniziato anche ad appassionarsi a tutti quei giochi che includevano armi. E come potrete immaginare, questa sua reazione era del tutto comprensibile per quanto sia sconvolgente. Ad ogni modo, sembrava che pian piano si stesse riprendendo, e da marzo del 2020 l'assistente sociale che appunto seguiva questo bambino ha detto che il suo comportamento era migliorato e che si era calmato, e tutto sembrava stesse migliorando per lui. Ma quando è iniziato il lockdown nel Regno Unito a causa del coronavirus, tutto è sembrato cambiare. Dovete sapere che Thomas, il suo vero padre, dal febbraio del 2019 aveva iniziato a uscire con una donna di nome Emma Tustin. Ebbene, quando il lockdown è iniziato appunto nel marzo del 2020, Thomas e il piccolo Arthur sono tutti andati a vivere nella casa di Emma, che si trova nel Midland occidentale del Regno Unito. È un'area piuttosto ampia e anche abbastanza costoso vivere in quella zona. È anche un quartiere abbastanza tranquillo e l'unico posto in cui potreste immaginare che qualcosa di così terribile mai potesse accadere, e soprattutto non a un bambino così dolce come il povero e piccolo Arthur. La cosa terribile comunque è che da quel momento in poi la vita di Arthur è peggiorata costantemente, giorno per giorno, e nessuno sembrava in grado di poterlo aiutare. Nell'aprile del 2020 la nonna di Arthur, da parte della madre, ha notato uno strano e brutto livido sulla spalla del suo nipote. Questo l'ha resa preoccupata abbastanza da scegliere di telefonare ai servizi sociali per cercare una qualche spiegazione o forma d'aiuto. Tuttavia, Thomas e Emma, quando i servizi sociali sono sopraggiunti, hanno fatto di tutto per dimostrarsi come i genitori perfetti, al che i servizi sociali si sono tranquillizzati. E qui ci sono anche delle interviste che sono state rilasciate con queste persone, appunto, che sono andate in questa casa, che dicevano che sia questa Emma che questo Thomas sembravano due persone completamente normali, che permettevano a Arthur di giocare nel giardino sul retro e sembrava essere genuinamente felice di vivere con loro. Tuttavia, una volta che tutte queste autorità sono state di fatto ingannate, e ovviamente con il lockdown nessuno più poteva uscire di casa, e ovviamente per la nonna e anche per nessun'altra persona è più stato permesso entrare nella loro casa, e quindi in qualche modo magari poter comprendere meglio la situazione di Arthur o in qualche modo poter aiutare. E inoltre Arthur non è più tornato a scuola anche dopo che le restrizioni sono state revocate per un breve lasso di tempo. Successivamente, il 16 giugno del 2020, è stata chiamata l'ambulanza, alla quale è stata data una terribile notizia. Qua vi posso lasciare anche un pezzo della telefonata, appunto sentirete la voce di Emma Tustin. Ambulance service, is a patient breathing? Barely. Okay. He's basically been treated as all like shit. He's threw himself on the floor, he's headbutting the floor. I'm trying to pick him up in the process, he's headbutting me in the process. He is breathing, he is barely breathing, he's lost just at the minute.
Nella telefonata questa Emma sembrava che stesse incolpando in qualche modo l'asilo per come il povero Arthur era trattato, a detta sua, dalle sue insegnanti. La madre non sembrava preoccupata assolutamente per lui, anzi sembrava proprio che lo stesse quasi incolpando per tutto quello che era successo. E come vedrete, Emma si è rifiutata categoricamente di accettare una qualsiasi colpa. E tutto quello che questa Emma ha detto in quella telefonata all'ambulanza sono state semplicemente un mucchio di bugie. Sfortunatamente nessuno è arrivato in tempo per poter soccorrere il povero Arthur, che ha finito per perdere la vita quel giorno. Una volta passato a miglior vita Arthur per via delle ferite riportate, la polizia ha subito iniziato a interrogare Emma Tustin e Thomas fuori dalla casa. E la cosa secondo me più sconvolgente è come questa Emma cercasse di far sembrare questo bambino come un evil child, proprio come un bambino cattivo. Ha detto che questo bambino la picchiava, la prendeva a calci, eccetera eccetera, ma qua si sta parlando di un'adulta con un bambino di 4 anni, capite come è un discorso completamente assurdo. E tra l'altro la cosa più triste è pensare che questo bambino non avrebbe comunque avuto le forze per poter attaccare o fare del male a quella donna per via di come questi genitori lo trattavano, ma di questo ne parleremo più tardi. Ma diciamo che almeno ha cercato comunque di sfuggire dalle grinfie di questa donna così orribile. E ovviamente, anche se la nonna di Arthur non poteva visitarlo, aveva costantemente cercato di avvertire le autorità che qualcosa non era proprio al suo posto. E questa nonna non poteva assolutamente credere a quello che era successo, perché provate per un attimo a mettervi nei panni di questa nonna. Qua ci sono anche dei pezzi di intervista in cui dice che non ha parole per loro, sono delle persone veramente malvagie, soprattutto il fatto che sono state di fatto inflitto queste ferite mortali al proprio figlio. Tra l'altro, quando hanno fatto l'autopsia o comunque hanno analizzato il corpo del piccolo Arthur, è emerso che questo ragazzino ha avuto delle ferite costanti su tutto il corpo per tutto il periodo del lockdown. Quindi questo significa che per tutto il periodo del lockdown, fino a quando non ci ha rimesso la sua stessa vita, questo bambino è stato di fatto torturato da coloro che avrebbero dovuto prendersi cura di lui. Questo mi fa veramente arrabbiare. Io penso che adesso che avrete un attimo di contesto su che cosa è successo in questa storia, potreste in qualche modo simpatizzare forse per le altre prigioniere detenute che vogliono in qualche modo attaccare questa Emma. Io ovviamente non condono la violenza in alcun modo, però ragazzi, quello che ha fatto questa Emma è assolutamente spregevole. Soprattutto alla luce di quello che è successo al processo, perché secondo me quello che la donna ha ricevuto come pena è assolutamente assurdo per i crimini che ha commesso. Questa donna è una vera e propria manipolatrice, la quale non ha fatto altro che raccontare una serie di bugie e ha cercato in tutti i modi di scaricare la colpa sulle altre persone per poter salvare la propria pelle. Questo è quello che ha detto il giudice. A Emma sono stati dati 29 anni di carcere, mentre Thomas, il padre naturale, è stato condannato a 21 anni per omicidio colposo. E dal momento in cui questa donna è entrata in prigione è stata costantemente minacciata dalle altre prigioniere, addirittura le veniva messo veramente tipo non so quanti grammi di sale nel suo cibo, ma veramente a livelli di rendere il cibo immangiabile, proprio perché c'era questo odio nei suoi confronti da parte di tutte le altre prigioniere per quello che questa donna ha commesso nei confronti di un bambino di soli 4 anni. E ragazzi, questa non è una grande novità, non so se qualcuno conosce il caso di Gabriel Fernandez, il caso di questo bambino che è andato incontro allo stesso destino per via della sua madre e del suo patrigno. E ragazzi, in questo momento questa madre, appunto, che ha ucciso il proprio bambino, si sta riprendendo dopo essere stata attaccata perché le hanno dato fuoco mentre era in prigione. Ad ogni modo, io ancora faccio veramente fatica a capire come è possibile che questa Emma, e vabbè in realtà anche Thomas, ma soprattutto Emma, si siano comportati in questo modo. Sembra comunque che Emma non volesse assolutamente prendersi cura del piccolo Arthur, e questo unito a quel lockdown comunque del 2020 non ha assolutamente giovato alla sua salute mentale. Ma
in ogni caso non riesco a capire come sia comunque giustificabile un comportamento del genere. E la cosa più incredibile è che comunque questo Arthur e questa Emma stavano vivendo insieme al padre naturale di Arthur, quindi Thomas. E com'è possibile che questo uomo non abbia cercato in qualche modo di difenderlo da questa donna così terribile e malvagia? Anzi, tra l'altro, benché all'inizio era più Emma quella che torturava questo piccolo bambino, pian piano era diventato quasi un gioco malato per loro e si scambiavano messaggi il giorno dopo di come si sentivano in colpa o di come avessero trattato male Arthur il giorno prima. Tuttavia non sembrava esserci una qualsiasi empatia o compassione nei confronti dei loro messaggi. E vi posso leggere qua per esempio un messaggio per farvi capire la gravità della situazione. Questo è un messaggio che è stato mandato il 23 maggio del 2020. Non penso di potercela più fare. Lui, inteso Arthur, sta zitto nel momento in cui barca la porta. È un bambino malvagio, crudele e orribile. E come risposta questo padre a questa Emma ha detto che lo minaccerà di ferirlo se si dovesse comportare in qualche modo male con questa Emma. E come potete vedere sembrava come se queste due persone si incoraggiassero a vicenda per trattare peggio possibile questo ragazzino, e sembrava quasi che si divertissero a tenere questo comportamento così malato. E tra l'altro durante questo periodo del lockdown gli davano quasi nulla da mangiare o addirittura non gli davano nemmeno da bere. Questo bambino di 4 anni veniva lasciato per lunghi periodi in piedi nel corridoio, addirittura per 14 ore di fila. E questo ve lo posso dire perché ci sono anche dei filmati che dimostrano ciò, perché questi genitori utilizzavano una telecamera per tener monitorato questo bambino. Per esempio, nel momento in cui Thomas e Emma si stavano godendo questo gelato del McDonald's, il bambino Arthur era costretto in piedi senza cibo nel corridoio della casa. Non riesco veramente a credere che proprio queste persone che avrebbero dovuto proteggerlo e prendersi cura di lui sono arrivati addirittura a registrarsi mentre trattavano questo bambino in questo modo e ci ridevano sopra, ci scherzavano sopra. Cioè, capite che persone malate esistono in questo mondo? Addirittura Arthur era costretto a dormire nel salotto o nel sottoscala in una specie d'armadio, benché al secondo piano ci fossero delle stanze dove non dormiva nessuno che poteva tranquillamente utilizzare. Io non riesco davvero a capire come questi due individui avessero pensato che qualsiasi di questo comportamento potesse in qualche modo essere ok, perché è assurdo. E ci sono anche dei filmati in cui si può sentire questo bambino gridare: "Ehi, nessuno mi ama, nessuno mi vuole bene." E questo bambino è di sotto e io non riesco a capire come queste persone sentissero questo bambino gridare al piano di sotto e non hanno fatto nulla. A volte faccio veramente fatica a credere alla cattiveria umana, davvero. E queste sono proprio le ultime immagini di questo bambino, sono state fatte appunto il giorno in cui poi lui purtroppo è passato a miglior vita. E lo potete vedere come è completamente senza forze, non ha nemmeno la forza per alzare un lenzuolo. Un amico di famiglia, inorridito, aveva cercato di portare al povero Arthur dell'acqua e non poteva credere quanto questo Arthur fosse spaventato. Addirittura era così spaventato che aveva anche paura ad accettare un qualsiasi aiuto da parte di questa persona. E tra l'altro questi due mostri che vivevano in casa con lui, quando gli davano da mangiare, lo forzavano a mangiare del cibo condito con veramente tantissimo sale. E forse questo è uno dei motivi per cui le altre prigioniere, detenute comunque, vogliono in qualche modo farla pagare a questa donna mettendo tutto questo sale anche in quello che viene servito appunto a Emma adesso che è in prigione. Questo bambino non ha mai avuto alcuna possibilità e quando le autorità sono arrivate ormai era troppo tardi e per il povero Arthur non c'era più nulla da fare. E tra l'altro, analizzando anche i messaggi che Thomas ha mandato a Emma, e proprio in uno degli ultimi messaggi gli ha detto: "Ok, falla finita con lui." E questo è esattamente quello che Emma ha fatto. Nei suoi ultimi attimi di vita questo bambino era troppo debole per poter reagire e non molto tempo dopo che Emma lo ha ferito, purtroppo Arthur ha lasciato questo mondo. Emma e Thomas hanno completamente negato di avere una qualsiasi colpa nell'omicidio di questo ragazzino, ma fortunatamente il giudice li ha condannati, come vi dicevo prima. Ma se pensate che la sentenza fosse stata troppo
troppo leggera, cioè 21 anni per Thomas e 29 per Emma, sappiate che c'è stata anche una grande protesta e questo caso è stato anche ampiamente discusso su vari media. E per questo motivo la loro condanna per questo crimine così orribile verrà revisionata, rivalutata e molto probabilmente sarà anche estesa. E in ogni caso Emma dovrà rimanere in carcere per almeno 29 anni, ammesso che riuscirà a sopravvivere per tutto questo tempo, perché come vi ho detto non se la sta passando benissimo in questo momento. La comunità locale e anche la nonna di Arthur hanno tenuto un'enorme veglia per il povero bambino e hanno preso praticamente il controllo dell'intera strada mentre hanno rilasciato una serie di palloncini. Questa notizia e questa storia ha completamente scioccato l'intero paese. Mi chiedo se questa notizia sia arrivata anche in Italia. Se è arrivata anche in Italia, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Tra l'altro sono state anche interrotte delle partite di calcio per 6 minuti per poter ricordare appunto il povero Arthur. Dal momento che questo caso ha ricevuto questa risonanza mediatica così estesa, il governo ha promesso che farà dei grossi cambiamenti. Io ragazzi so che già in passato sono state fatte questa tipologia di promesse e non sempre sono state mantenute, però io spero davvero che questa sia la volta buona, perché casi come questi non devono mai più ripetersi. Io ragazzi vorrei veramente ringraziarvi per essere stati con me e aver scelto di vedere questo video. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace e spero di vedervi al prossimo. Ciao.